senza proprio il dovere, il bisogno di stare qui a testimoniare, non ritualmente, ma proprio di cuore, con passione, la mia solidarietà, la mia vicinanza, la mia amicizia alle vittime di queste truffe, di questi delitti gravissimi che sono stati commessi in danno dei soggetti più deboli della società civile, cioè dei pensionati, dei risparmiatori, degli impiegati, degli operai e anche dei titolari di piccole e medie imprese. Questi delitti, credetemi, mi hanno turbato, offeso molto più di quanto non sia accaduto per fatti di terrorismo e per fatti di mafia, perché questi delitti sono così gravi e hanno trovato l'appoggio di un governo indegno di essere un governo imparziale, perché subito dopo queste truffe che sono sicuramente truffe, ma ci sono altri delitti falsi, l'aggiotaggio, cioè ci sono speculazioni alla bancarotta, e noi ci chiediamo come mai queste banche sono private quando si tratta di prendere i soldi e invece non rispondono di bancarotta quando si tratta poi di rispondere ai loro diritti. Perché questa cosa? Cioè questa vicenda non può essere insabbiata, non può essere occultata, non può essere oscurata, non può essere dimenticata. Deve essere sempre al centro dell'attenzione. L'allarme sociale è importante, bisogna che tutti partecipino a questa tragedia di questi risparmiatori, alcuni dei quali hanno fatto anche dei gesti estremi. Ed io sono stato uno di quelli che ha voluto, e secondo me se fossi stato giudice pubblico ministero io avrei incriminato Elena Boschi per abuso in atti d'ufficio in base all'articolo 323 del codice penale, perché lei, avendo il dovere di astenersi rispetto a questa vicenda, ha partecipato alla emanazione di quella legge vergognosa che è la legge numero 180 del 2015, la legge salva banche, che dovrebbe addirittura bloccare le vittime delle truffe, perché richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia. Ma come, la Banca d'Italia è complice, dovrebbe dare l'autorizzazione contro se stessa? Ma è una legge proprio assurda, che va contro l'articolo 24 della Costituzione, perché dice che tutti i cittadini hanno il diritto, dovere di far valere i loro diritti senza, davanti all'autorità giudiziaria, senza limiti di sorta. E quindi quando si farà questa questione davanti al giudice bisogna eccepire l'illegittimità costituzionale di questa legge 180, che è stata approvata da un governo che è abituato a fare leggi criminali. Il 95% delle leggi fatte dal governo sono leggi criminali. Qui il problema è di vedere come risarcire, dove, quando, subito risarcire i cittadini vittime di queste truffe che non hanno la possibilità di difendersi. E quindi dobbiamo fare pressione perché la Banca d'Italia, che ha 20 miliardi di deposito, utilizzi una parte di questi soldi per risarcire coloro che sono stati truffati. Io l'ho detto in questo posto che ho fatto e che ha provocato una giusta mozione del Movimento 5 Stelle, che ringrazio per l'impegno che sta approfondendo in questa battaglia, perché è importante che il Movimento si muova, a differenza del Partito Democratico che vuol fare la Commissione, la Commissione parlamentare serve a insabbiare come tutte le commissioni parlamentari. Questo, io ho fatto parte delle commissioni. Noi dobbiamo essere compatti in questa battaglia, nella quale dobbiamo impegnarci tutti con le nostre forze. Io sono a vostra disposizione per tutto quello che si può fare sul piano giuridico, sul piano politico, sul piano delle iniziative per sensibilizzare i cittadini e far capire che questo è un fatto che si vede. Qua non è soltanto il mondo dei paesi, qua è sistematicamente una situazione che viene lasciata così com'è.
Allora approfittano della memoria corta di molti italiani per fare queste cose e lasciare che queste cose avvengano e poi vengono messe nel dimenticatoio. Quindi, anzi, c'è un miracolo che è venuto da Rai 3 che mi ha fatto questa intervista, ma non credo che la lanceranno. Però, però voglio dire che non si sa mai, non si sa mai. Noi siamo qua. Ad ogni modo, vi voglio ringraziare, voglio dirvi la mia fraterna amicizia, la mia stima, la mia solidarietà e ricordarvi che il principio di legalità non riguarda soltanto i cittadini, ma riguarda pure il governo. Perché l'articolo 54 della Costituzione dice che quelli che occupano cariche istituzionali devono servire la Costituzione con disciplina e onore, cosa che invece non fa Renzi e non fa il suo governo. Grazie.